dottore Sergio Manno in collegamento, a cui chiediamo su, intanto diamo il buongiorno, il benvenuto. Ciao Sergio, benvenuto su RBE. Grazie, grazie a voi per questo invito. Che cos'è un cappellano clinico? Di che cosa si occupa e che percorso hai seguito per arrivare appunto a essere cappellano clinico? Allora, un cappellano clinico è una figura che in Italia quasi non esiste, nel senso che è un pastore che ha ricevuto una formazione specifica per esercitare un ministero che è quello della cura dei malati, dei morenti, dei caregiver, del personale medico-infermieristico, e la formazione è quella in Clinical Pastoral Education, che è una disciplina che forma proprio le persone che svolgeranno questo tipo di compito e le prepara in qualche modo con un lavoro molto approfondito, innanzitutto su se stessi e poi mediante l'apprendimento di quelle che sono le nozioni fondamentali per l'esercizio della cura d'anime. Allora, un percorso per diventare cappellano clinico, io l'ho seguito negli Stati Uniti a ondate diverse, insomma, perché non potevo stare lì per anni. Diciamo, è un percorso che dura più o meno un anno di formazione, mentre invece quello per diventare supervisor in Clinical Pastoral Education, che è anche il secondo livello che io ho fatto, dura complessivamente 3 anni. Ecco, io questi corsi li tengo in quanto membro di questa associazione di cui faccio parte, che è il College of Pastoral Supervision and Psychotherapy, di cui sono supervisore, insomma. Bene, grazie intanto per averci dato un inquadramento rispetto a questo tema che in effetti forse è ancora un po' acerbo nelle nostre chiese, nelle nostre comunità, non tanto come pratica, perché poi in effetti la cura d'anima è alla base, no, del lavoro portato avanti da pastori, diaconi, diacone, predicatrici locali, predicatori, ma anche membri di chiesa sovente. E, certo. Che però non è una cosa così scontata, ci vuole un certo approccio e giustamente, come dicevi tu prima, ci vuole anche un lavoro su se stessi, ascoltare, saper accogliere, no, anche le emozioni, gli stati d'animo delle altre persone. È un aspetto impegnativo, ecco, della relazione con l'altro e con l'altra. Quindi l'idea che mi sembra stia alla base di questo corso che, Sergio, tu avvierai il prossimo 22 di marzo e che però avrà una cadenza, diciamo quasi quindicinale, sì, potremmo dire così, tra aprile e maggio, è proprio quello di dare delle basi come sull'ascolto, sul prendersi cura dell'altro a partire proprio dal mettersi a disposizione, giusto? Esattamente così. Diciamo che molte delle nostre attività di volontariato si basano appunto sulla buona volontà. Questo tipo di corso fa sì che oltre alla buona volontà si possano sviluppare delle competenze. L'ascolto non è automatico semplicemente perché abbiamo gli strumenti per ascoltare, richiede molta attenzione, anche perché molto spesso si tratta di cogliere il non detto. Ecco perché il primo di questi 6 incontri sarà tutto dedicato al tema dell'ascolto, con degli esercizi anche molto divertenti, nel senso che si presentano 7 situazioni differenti, le persone dicono una certa frase. Qual è il contenuto di questa frase anche sul piano emotivo? Che cosa sta comunicando questa persona? E a quel punto si tratta di cogliere l'emozione dominante di questi 7 casi che io illustro, anche interpretando emotivamente in qualche modo il contenuto di queste frasi. E quindi la prima fase dell'esercizio è cercare di capire qual è l'emozione dominante. Solo quando riteniamo di averlo capito, che cosa rispondiamo a una persona che ci ha detto questa cosa, cercando di mantenere aperto un dialogo e di approfondire quello che questa persona sta vivendo. Dicevo che sono esercizi divertenti anche perché molto spesso noi non sentiamo quello che l'altra persona cerca di comunicarci, ma piuttosto come ci sentiremmo noi al posto di quella persona, per cui a volte le nostre risposte non colgono il bisogno dell'altro. E questo, in questo tipo di esercizio questa cosa viene fuori e ci sono anche dei momenti un po' di divertimento, perché ciascuno sente qualcosa di diverso e alla fine di questi esercizi si apprende come si fa, come si opera
la restituzione di quello che una persona ci sta comunicando, al punto tale che dopo qualcuno di questi corsi l'esperienza divertente è stata questa, che qualche partecipante al corso, ricordo una signora che aveva detto: lo sa pastore, funziona perfino con mio marito, ecco, con i miei figli questa cosa qua, quindi diciamo che è un tipo di esperienza che è di per sé interessante. Ma questo è solo il primo aspetto, concentrarsi sulla dimensione dell'ascolto per sapere che cosa possiamo rispondere alle persone. Un altro aspetto interessante è quello della diagnosi spirituale o diagnosi pastorale. Tutti sanno, conoscono la parola cura pastorale, però pochissimi, anche in ambito pastorale, hanno sentito parlare di diagnosi pastorale o diagnosi spirituale. È vero, sembra più una cosa medica quasi, giusto? Sì, per medicalizzare la cura. Diciamo che l'idea di fondo è questa: come un bravo medico non ci dà una cura senza aver fatto un'opportuna diagnosi, allo stesso modo è così per la pastorale. Ci sono degli strumenti che ci aiutano a comprendere che cosa sta vivendo la persona che abbiamo di fronte e verso la quale siamo chiamati a esercitare una relazione d'aiuto. Allora esploriamo anche questi strumenti che sono a disposizione di chiunque voglia svolgere questo ministero, e non soltanto dei pastori o dei diaconi, delle pastore o delle diacone, perché nella visione protestante noi parliamo di sacerdozio universale di tutti i credenti, e quindi anche la cura d'anime non è appannaggio esclusivo, diciamo, dei ministeri ordinati, ma può essere qualcosa che viene esercitata dai nostri membri di chiesa che si mettono a disposizione per questo compito. Certo, e che grazie a questi strumenti che appunto saranno forniti in questo corso, queste piccole risorse, piccole grandi risorse, strumenti che saranno forniti, avranno anche forse più facilità proprio ad approcciarsi all'ascolto, alla cura, ecco, anche e alla condivisione, ecco, delle emozioni, dei sentimenti. Allora, mi dicevi fuori onda, Sergio, che le prenotazioni sono già state prese, insomma avete raggiunto, mi auguro, un buon numero di partecipanti, però insomma è sempre importante far sapere quello che si muove nelle nostre realtà, nelle nostre chiese, anche perché poi chi lo sa, magari in futuro ce ne sarà un altro di corso simile. E peraltro il precedente che hai curato, quello dedicato alla Bibbia e alla psicoanalisi, è andato molto bene, c'è stato un ampio consenso, un'ampia partecipazione, segni molto belli di partecipazione, di curiosità, di interesse, che mi sembra sia doveroso sottolineare. Ma infatti quel corso su Bibbia e psicanalisi ha avuto una partecipazione costante di una sessantina di persone, ed è nata lì l'idea di estendere questo corso, originariamente richiesto dalla Chiesa di Angrogna per formare visitatori e visitatrici locali, di estenderlo anche ad altri che fossero interessati. Questi corsi possono essere richiesti da qualsiasi tra le nostre comunità interessate a fare questo lavoro di formazione di un gruppo di visitatori e visitatrici locali, ovviamente avendo un numero congruo di persone. Possono essere attivati in qualsiasi momento, sapendolo un po' prima, anche perché metà del mio tempo pastorale è proprio dedicato alla formazione a tutto campo, quindi questo corso adesso dovrebbe aver raggiunto il numero massimo di partecipanti, però sono corsi che possono essere riattivati in qualsiasi altro momento, ecco. Bene, e questa è una comunicazione, un'informazione importante per chi magari ci sta seguendo e ascoltando. Bene, quindi buon lavoro Sergio, buon lavoro a te, a tutti coloro che parteciperanno a questo corso che parte appunto questo venerdì 22 marzo, e grazie per essere stato con noi. Buona giornata, buona serata. Grazie a te. A presto. Buon lavoro, arrivederci.